Ciao, Coltri Sub e Endurance Tour, questa sera ci troviamo alla piscina Trecate, nella circoscrizione 3 di Torino e siamo in compagnia di due campioni di apnea. Andrea Vitturini e Cristina Rodda sono reduci dalla partecipazione ai mondiali di apnea ACMAS che si sono svolti nella settimana dal 6 al 12 giugno a Lignano Sabbiano. Beh ragazzi, intanto complimenti per le vostre prestazioni, perché Andrea è riuscito a fare un record del mondo ed è campione del mondo dell'apnea dinamica B-Pin, mentre Cristina non è da meno perché comunque ci ha fatto due secondi posti e un terzo posto rispettivamente nel monopin, nella rana e nel B-Pin. Beh, allora, intanto la domanda sorge spontanea, Andrea, cominciamo con te. Quando hai iniziato tu questa attività? Io ho iniziato a 37 anni, 37 anni suonati, quando oramai avevo fatto tutto quello che credevo di poter fare nello sport, tanto impegno, pochissimi risultati, e ho iniziato a dire, ok, faccio qualcosa che mi rilassa. Quindi vuol dire che forse ho qualche speranza anch'io. Chiediamo a Cristina. Quando hai iniziato? E direi che il percorso è stato lo stesso di Andrea, praticamente io ho iniziato qualche anno fa e nell'apnea ho sicuramente ritrovato una seconda giovinezza sportiva, non immaginavo, anch'io sono un'ex sportiva, giocavo a pallavolo, ho giocato anche insomma, ad alti livelli fino a un certo punto e ho cominciato a 37-38 anni, quindi già qualche anno che lo faccio. Insomma. Bene, un bilancio per te Andrea, ovviamente positivo di questo mondiale? Devo dire che questo mondiale per me ha rappresentato un po' la cartina di tornasole della stagione passata. Un bel risultato a pin, me lo aspettavo perché sono riuscito ad allenarmi, ma decisamente opache le altre prove perché non sono riuscito a prepararle come volevo. Anche a causa di un infortunio al ginocchio che ho avuto a Pasqua che ha bloccato la preparazione nei due mesi fondamentali. Contento perché quello che ho fatto è interessante, mi sarebbe piaciuto fare qualcosa in più nelle altre discipline dove in passato ho fatto anche molto bene. Beh, essendo una disciplina longeva, da quel che mi pare di capire, abbiamo ancora tempo per migliorare. Sì. Cristina, invece un tuo bilancio del mondiale? Il mio bilancio non può che essere super positivo, vengo da un mondiale disputato l'anno scorso, non è andato benissimo, per cui sono partita con molto molto timore e anche insomma comunque con un anno di esperienza in più e devo dire che tutto quello che è arrivato, misure, medaglie, sono state tutte positive, quindi per me io sono sempre in cielo, devo essere sincera. Benissimo, non resta che fare una domanda che tutti quanti vorrebbero, non lo so, sentire fare. Cosa rappresenta per voi, prima lo chiedo a Andrea, poi lo chiedo a Cristina, l'apnea, in sintesi diciamo? L'apnea per me è uno strumento che mi consente di affrontare quella parte di Andrea che ancora non conosco. Me la fa scoprire, mi fa ancora rimanere senza fiato, è il caso di dirlo, quando vado oltre quello che io stesso credevo di essere. E quindi è una porta sull'ignoto che da tanto, rapisce. Ok, Cristina, per te che sei, peraltro mi pare di poter dire, sua allieva, sua atleta, sì. Diciamo. Quindi sì, per te cosa rappresenta? Diciamo che anche in questo caso sono abbastanza simile a Andrea come pensiero, per me l'apnea rappresenta un po' un mondo parallelo dove si conosce solo io con me stessa, come detto prima io sono reduce da sport di squadra, quindi completamente diversa dinamica, riesco a esprimermi e quando riesco a fare bene anche ad apprezzarmi, quindi in qualche modo è un ritrovare una fiducia in se stessa che magari in altri campi della vita spesso manca. Grazie ragazzi. Grazie a te. Grazie per l'esempio che ci dà. Grazie. Ciao.